Buongiorno, voglio raccontarvi la storia di un grande successo, nato dalla capacità di aprire la mente e di creare qualcosa che prima non c'era. Voglio farvi un racconto che introduca un'occasione speciale in uno dei più prestigiosi teatri del mondo, il Teatro La Scala di Milano, per un evento che celebra il passato con un anniversario e si proietta nel futuro con una nuova, forte visione. Un anniversario, quello dei 110 anni di Zambon, come impresa della salute che fa della conoscenza e della ricerca la propria continua sfida. E una nuova, forte visione, quella di un'impresa aperta, fatta prima di tutto di legami, relazioni e connessioni, luogo di scambio di idee e di continua rielaborazione tra l'impresa e il mondo in cui è immersa. Un grande atto di fede nel reale, che sfida prima di tutto l'immaginazione di ognuno per creare qualcosa che prima non c'era. Ma iniziamo con ordine. E per farlo ho bisogno di alcune note musicali e che voi mi aiutiate ad immaginare una stagione. Summertime. Tempo d'estate. Ed è facile vivere. I pesci guizzano nei campi, il cotone è alto. Il tuo papà è ricco, la tua mamma è bella. Su, piccolo, non piangere. Uno di questi giorni ti alzerai cantando, spiegherai le tue ali e raggiungerai il cielo. Ma fino a quel giorno nulla potrà farti del male, perché papà e mamma ti saranno accanto. Molti di voi avranno riconosciuto le note di Summertime, che è forse la più celebre ninna nanna di tutti i tempi, forse il più celebre brano di tutti i tempi, perché insieme a Yesterday dei Beatles è la canzone reinterpretata più volte in tutto il mondo. E pensate anche che esiste un gruppo internazionale di collezionisti, chiamato The Summertime Connection, che sostiene di aver recensito fino ad oggi 80.000 esecuzioni in pubblico e quasi 70.000 registrazioni differenti di questa canzone. Un conteggio che viene continuamente aggiornato. L'hanno interpretata Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, Miles Davis, Janis Joplin, Mina, Nicola Arigliano, Rossana Casale. E ne sono state tratte versioni jazz, rock, ska e nei vari ritmi sudamericani. Senza contare il numero imprecisato di bambini che si saranno addormentati negli anni ascoltando questa ninna nanna dalla voce delle loro madri. Ma qual è la storia di questo brano? Brooklyn, 1898. Nasce da due emigrati ebrei di origine russa e lituana, Jacob Gershowitz. Ma noi lo conosciamo col nome da musicista professionista di George Gershwin. A 10 anni lo troviamo a suonare il pianoforte da autodidatta e da 18 inizia la carriera di compositore per i grandi musical di Broadway, finché incontra il direttore d'orchestra Paul Whiteman, detto il re del jazz. Whiteman ha un sogno che contagia il giovane George: trasferire l'irresistibile energia della musica afroamericana nella musica classica e creare un nuovo genere, il jazz sinfonico. È il 1924. In meno di 3 settimane Gershwin compone Rhapsodia in Blue, una composizione classica con 5 melodie differenti che alternano classicismo e jazz. La scintilla è scoccata. La capacità di Gershwin di aprire i recinti dei generi, di contaminarli per creare qualcosa di nuovo, sarà il segreto del successo della sua musica. 4 anni dopo George trascorre un breve periodo a Parigi a studiare la musica europea ed ecco il poema sinfonico Un americano a Parigi. Ma la composizione più ambiziosa di Gershwin resta Porgy and Bess, uno dei pochi esempi di melodramma moderno. Andata in scena per la prima volta il 30 settembre 1935 a Boston. Qui George gioca una grande sfida. Aprire le porte niente meno che della grande tradizione lirica al jazz, al blues e persino alle spiritual song degli afroamericani. E mettere in scena personaggi quasi tutti di colore. Fino allora cosa mai vista in un'opera. La sfida riesce. Costituisce una pietra miliare della musica moderna e genera alcuni dei brani più famosi di Gershwin. Primo tra tutti, Summertime. Per raccontare la trama di Porgy and Bess ci troviamo in un altro palcoscenico unico. Si tratta del teatro coperto più antico del mondo, il Teatro Olimpico di Vicenza, progettato da Andrea Palladio nel 1500 sul modello dei teatri classici e destinato prevalentemente alla rappresentazione di tragedie. La sfortunata storia di Porgy and Bess
attraversa molti temi della tragedia classica: l'amore, l'odio, la morte, il destino. E come nelle tragedie greche, una parte importante spetta al coro, qui rappresentato dagli abitanti di Catfish Row, un sobborgo di Charleston, Carolina del Sud. Sono lavoratori neri, vivono di pesca o della raccolta del cotone. Siamo all'inizio degli anni 30. È un pomeriggio d'estate. Immaginate uno spiazzo tra povere case, un pianoforte, un pianista che suona a un ritmo lento, quasi ipnotico, e mezza dozzina di coppie che ballano. Fra loro c'è anche Sporting Life, lo spacciatore locale di alcol di contrabbando e cocaina. Paradossalmente è un personaggio simpatico, quasi comico, che sarà interpretato da showman come Cab Calloway e Sammy Davis Jr. Poco distante c'è un altro gruppo di persone. Sono gli uomini che da poco sono tornati dal lavoro e si preparano ad una partita a dadi. La moglie di uno di loro, Clara, canta una ninna nanna per addormentare il suo bambino. Ed è proprio Summertime. Ecco arrivare Porgy. È il protagonista della nostra opera. È un mendicante zoppo venuto a organizzare il gioco dei dadi. E arriva anche Crown, un malvivente con la sua bellissima donna, Bess. Capiamo subito che Porgy ha un debole per lei. Inizia il gioco, l'alcol scorre, scoppia una rissa e inizia la tragedia. Crown, il malvivente, uccide Robbins, uno dei giocatori, e quindi fugge, abbandonando Bess. Il corpo di Robbins è a terra, sta per arrivare la polizia. Tutte le porte si chiudono in faccia alla povera Bess quando solamente Porgy, il mendicante, le offre un rifugio. Seconda scena. La popolazione di Catfish Row è riunita attorno al corpo di Robbins per la veglia funebre. La moglie Serena è in lacrime. Si raccolgono i soldi per pagare il funerale. E anche Bess partecipa alla veglia. Lei è arrivata con Porgy, ma ancora è vista con sospetto dalla piccola comunità. Irrompe in scena un ispettore di polizia bianco, insensibile, arrogante. Arresta uno dei presenti, Peter, per costringerlo a testimoniare contro Crown. Secondo atto. Passato un mese, è mattino, i pescatori aggiustano le reti, le donne preparano un picnic, Porgy canta alla finestra. Da quando Bess vive con lui è cambiato, è felice e tutti se ne rendono conto. Arriva anche un avvocato fraudolento che celebra un finto divorzio tra Bess e il malvivente Crown, che è ancora latitante. I due in realtà non si erano mai sposati, ma la farsa in qualche modo sancisce l'intenzione di Bess di liberarsi del proprio passato, che riappare però nella persona di Sporting Life, lo spacciatore, che continua a proporle di fuggire insieme a New York, nonostante lei rifiuti e dichiari tutto il suo amore per Porgy. Infine, tutta Catfish Row parte per il picnic. Bess va con gli altri, mentre Porgy resta a casa. Ed eccoci sull'isola di Kitiwa, nel luogo del picnic. Qui si svolge una delle scene più fisiche dell'opera, dove i personaggi si sfidano in una gara di danza e acrobazia. Ma quando il gruppo si sta dirigendo verso il battello per tornare a Catfish Row, fa la sua comparsa Crown, che si nasconde sull'isola. Trattiene Bess, accampa i suoi diritti su di lei. La donna lo rifiuta, litigano, ma Crown la costringe a seguirla nel bosco, mentre il battello si allontana. Una settimana dopo è mattina. Gli uomini partono per la pesca, anche se si annuncia tempesta. Fra loro c'è Jack, il marito di Clara, quella ragazza che all'inizio dell'opera cantava la ninna nanna. Bess, nel frattempo, è riuscita a tornare a Catfish Row, ma la febbre alta delira. Nella stanza di Porgy alcune donne la assistono e pregano per lei. E Bess guarisce e ancora una volta dichiara il suo amore a Porgy. Lui le promette di proteggerla da Crown. E in quel momento suona la campana che annuncia la tempesta. E ora ecco una delle scene più drammatiche dell'opera. La furia degli elementi naturali e le passioni umane raggiungono il loro culmine e le vicende dei vari personaggi si intrecciano. Gli abitanti di Catfish Row pregano per scongiurare il pericolo della tempesta.
Clara canta ancora Summertime, stringendo al petto il suo bambino. Arriva Crown in cerca di Bess. Mentre i due discutono, Clara vede la barca capovolgersi nel fiume. Come impazzita, esce di casa per cercare di salvare il suo uomo, lasciando il bambino con Bess. Bess scongiura gli uomini di fermare Clara. Sorprendentemente sarà Crown ad andare in aiuto di Clara, ma prima di uscire deride Porgy per la sua infermità, che gli impedisce di agire da uomo in questo frangente, e minaccia di ucciderlo al suo ritorno. Arriviamo all'inizio del terzo e ultimo atto. È notte, un gruppo di donne piange la morte di Clara e Jake. Bess si prende cura del bambino. Ora è lei a cullarlo sulle note di Summertime. Ma col buio, Crown, che è sopravvissuto alla tempesta, tenta di introdursi in casa di Porgy con un coltello in mano. Porgy lo sorprende e lo uccide. Torna l'ispettore del primo atto. Ora indaga sull'omicidio di Crown. Porgy è nervoso, ammette di conoscere Crown ed è costretto a seguire l'ispettore. Bess è stravolta. Sporting Life le dice che sicuramente Porgy resterà in prigione per molto tempo. Le offre la sua cocaina e le propone nuovamente di andare con lui a New York. Bess tenta di resistere, poi prende la droga e si allontana insieme a Sporting Life. E siamo alla conclusione. Porgy torna a Catfish Row, è stato accusato solo di oltraggio alla corte, ha trascorso solo una settimana in prigione e ha anche vinto molti soldi ai dadi e ai suoi compagni di cella. Ha portato un vestito rosso per Bess. Ma tutti appaiono a disagio, il bambino di Clara in braccio a Serena. Porgy viene infine a sapere che Bess è andata a New York con Sporting Life. Decide allora di andare a cercarla. E l'opera si conclude con il suo canto disperato di preghiera. Al suo debutto l'originalità dell'opera di Gershwin divise i critici e ci vorranno 40 anni prima che Porgy & Bess venga riconosciuta a pieno titolo un'opera lirica. Ma nel frattempo una delle sue arie, Summertime, veniva cantata e goduta da generazioni di persone che spesso ignoravano la sua storia e la sua provenienza. La sfida di George aveva avuto successo. La sua iniziativa, la sua creatività, la sua passione avevano aperto una nuova strada. Dai grandi innovatori del loro tempo, come Gershwin, possiamo prendere ispirazione per vivere la trasformazione del presente. Lo svilupparsi di una nuova impresa aperta, dalle radici ben salde, nei valori della storia Zambon che nascono qui, nella bellissima città d'arte di Vicenza, il cui simbolo può ben essere questo piccolo e prezioso teatro olimpico, verso una realtà corale di persone che condividono uno scopo comune, in ascolto delle migliori competenze e delle abilità diverse, per affrontare e vincere le sfide di un mondo in continua evoluzione. Pronti ad affacciarsi con orgoglio dai palchi della grande e magnifica Scala di Milano ed essere un poco protagonisti di questo evento unico.